Sicuramente le carceri oggi, le carceri italiane soprattutto, non tutelano assolutamente nessun tipo di diritto da parte del detenuto, ma non perché c'è una volontà, è il sistema che non funziona. Il sistema non funziona. Basta pensare che oggi noi abbiamo, già come società italiana, non siamo preparati ad avere una società multietnica. Si figuri nel carcere, dove in una cella dove ci sono 14 detenuti, di cui 8-9 sono di religioni diverse, di uso e costume. Abbiamo 148 religioni all'interno delle carceri, di uso e costume diverse, ripeto, religioni diverse e con culture diverse, come alimentazione, come modo di vivere. Quindi già basta pensare questo per capire quanto può essere mortificata la dignità di un detenuto. Cos'è il carcere? A cosa deve servire il carcere? Noi abbiamo un sistema forbici, cosiddetto sistema forbici, 41 bis, AIV, AS, attenuati. Che vuol dire? Chi entra in carcere è perché ha commesso dei reati. Poi la pena, vediamo bene, perché l'articolo 27 della Costituzione recita che la pena deve tendere al recupero. Se noi già isoliamo un determinato individuo, chi è? Non gli diamo la possibilità di poter rivedere il proprio io. Attraverso, non lo so, saranno gli esperti a dire quali sono le cose. Già questo è un fallimento, perché noi abbiamo una persona, aspettiamo l'ergastolano finché muoia all'interno delle carceri. Io vengo da un reparto di alta sicurezza, dove ho scontato quasi 30 anni quel reparto, dove le pene vanno da 30 anni all'ergastolo. Erano persone analfabete, non abbiamo potuto studiare. È iniziato un percorso, ci siamo imposti, abbiamo creato qualche cosa che desse sostanza alle nostre giornate. Abbiamo iniziato a fare un circolo, poi abbiamo cercato di, quando ci hanno permesso di avere un PC, di acquisire un linguaggio nuovo. Beh, noi avevamo chiesto di fare un corso di formazione professionale per capire quel tipo di cose. Poi abbiamo cercato di fare il teatro e col teatro abbiamo compreso che dovevamo approfondire la nostra cultura. Parte il film, nessuno sa che quel film è stato fatto da detenuti con lo solo scopo di partecipare a un progetto culturale, che non hanno mai preteso 1.000 lire, anzi c'è stato un piccolo riconoscimento economico da parte del garante, ma quei soldi sono stati spesi per migliorare un po' la qualità della vita di quel reparto. Pensate cosa vi sto dicendo, dei detenuti che pensano al miglioramento della loro comunità, e quei detenuti erano malavita organizzata. Oggi quei detenuti fanno parte di un polo universitario, sono studenti universitari e già hanno preso la prima laurea. Cosa ci vuole per cambiare le cose nelle carceri? Chi delinque è sicuramente una persona che non ha potuto costruirsi da ragazzo il proprio edificio sociale, quindi è vissuto nell'ignoranza e i suoi orizzonti praticamente sono offuscati e limitati anche nel linguaggio. Se noi andiamo nelle carceri sappiamo che il linguaggio dei detenuti è fatto di poche frasi, poche parole. Io che ho vissuto 35 anni posso dire che non solo danneggia quello, ma danneggia anche il modo di esprimere i muscoli della bocca. Il detenuto sussurra, mortifica la sua camminata. Quindi il primo obiettivo è lavorare su queste cose, riportare il detenuto nell'armonia, nella bellezza e sconvincere la cultura da cui viene. Quindi i primi elementi che non costano nulla, quali sono? Soprattutto, primo elemento, la cultura. Chi commette un reato, soprattutto la criminalità organizzata, dovete capire, dovete comprendere tutti quanti nella società che è cultura. Io vengo da quella cosa, io vengo dalla criminalità organizzata. La criminalità organizzata è cultura. Tutti la vogliono sottovalutare? No, non è solo un allarme sociale. Il vero problema non è che uccidano o che fanno, il vero problema è che è una cultura, che questa cultura lentamente, a causa anche della crisi,
della disoccupazione si è radicata nel territorio fino a diventare parte integrante delle città come Napoli, come Salerno, come Calabria, come Sicilia e come le Puglie. Quindi qual è la combattita? Non la repressione. Con la repressione non si combatte niente, perché le posso assicurare che ci sono ragazzi a Napoli che la loro massima aspirazione è quella di andare a 41 bis, quindi se ne fregano di tutto quanto. Sì, se ne fregano di tutto questo. Quindi come estirparlo quel ragazzo da quella situazione e fargli cambiare idea? Lo studio, la cultura. Se il detenuto ha un rapporto effettivo con la propria compagna, produce di più, assume meno psicofarmaci, che le carceri italiane ormai si consumano come se fosse l'acqua, e rende di più anche sul posto di lavoro. Il 41 è costretto attraverso il vetro, un detenuto normale riesce a vedere una famiglia una volta alla settimana, quindi vale a dire per 6 ore al mese. In un anno facciamo i conti quante ore sono, e l'affettività quanto è importante per recuperare il detenuto. Secondo me va messa in primo posto.